fascicolo del dibattimento. Allora, De Santis che ecco, vuole... presente, buongiorno. Nome, punto, cognome, giustizia, punto, int. Quale? Questo? Allora, signor Presidente, signori giudici, io sto ascoltando sempre con attenzione perché fa parte di uno spaccato della mia vita e forse anche per, come ho detto l'altra volta, per la mia attività professionale svolta in altri tempi e sui vari corsi di aggiornamento che mi facciano fare, mi sorgono tanti dubbi, tante incertezze su come questa indagine è stata svolta. E sono stato qui ad ascoltare, da quando io sono rientrato in questo processo, insistenti domande da parte dei PM circa il ruolo dell'ufficiale, del dirigente addetto agli arbitri, sulle modalità se alcune persone facevano accesso negli spogliatoi prima e dopo la gara, e poi in ultimo mi sono ritrovato io addosso chissà che cosa avessi fatto per aver preso 23 magliette di una squadra di calcio, cosa che facevo abitualmente. Allora mi sono domandato, ma mi sono messo nei panni di chi ha svolto le indagini, il colonnello Auricchio, che è venuto qui, abbiamo ascoltato per molto tempo, ma se il colonnello Auricchio avesse acquisito agli atti questa circolare, che era sotto gli occhi di tutti, veniva diramata a tutte le società di calcio, come puoi vedere, alla FIGC e a tutti gli arbitri, avesse acquisito agli atti questa circolare e l'avesse passata ai PM, i PM sarebbero stati a perdere il loro tempo a domandare insistentemente a tutti i testi che qui sono passati, ma era possibile che il dottor Moggi o altri dirigenti andavano negli spogliatoi prima della partita e i dirigenti andavano negli spogliatoi dopo la partita? Ho sentito disquisire sul ruolo di Meani, come ha detto all'arbitro, chi dice che era un collaboratore esterno, chi dice che era un'altra cosa, e sarebbe bastato leggere questa circolare, è brevissima, la leggo. Accesso agli spogliatoi. Le società ospitanti sono tenute ad impedire. Presidente, ma agli atti, se deve rendere spontanee dichiarazioni, l'imputato le può rendere, se deve però leggere. Le società ospitanti sono tenute ad impedire a chiunque l'accesso agli spogliatoi degli ufficiali di gara prima, durante e al termine degli incontri. Tale funzione deve essere assolta dalla, tra virgolette, dirigente addetto agli ufficiali di gara, che deve essere tesserato, quindi non ha collaborazione a niente, per la società ed indicato nell'elenco di gara. Difatti, se si andrà a vedere tutti gli atti che ci sono, in tutti i referti dell'arbitro e in tutte le distinte che le società depositavano all'arbitro prima della gara, dove c'erano tutti i calciatori, gli addetti all'arbitro, l'accompagnatore, il massaggiatore, il medico, c'era dirigente addetto all'arbitro, nome e cognome. Inoltre dice, sino a 20 minuti prima dell'inizio della gara possono accedere agli spogliatoi per i convenevoli di saluto i soli presidenti delle due società o un loro rappresentante, purché non colpito da inibizione. Inoltre, terminata la gara, l'accesso sarà consentito solo dopo che gli ufficiali di gara avranno compilato e sigillato in busta i rispettivi referti all'osservatore arbitrale designato dalla CAN e ai presidenti delle società e i loro rappresentanti, perché io qui non è emerso che il referto di gara veniva sottoscritto da noi arbitri al termine della gara nello spogliatoio e consegnato in busta chiusa all'osservatore, perché molti anni fa si verificò una fuga di notizia su questi rapporti di gara e per evitare che questi rapporti potessero essere cambiati successivamente dopo che avevamo visto le immagini e quindi per fare in modo che quello che era la realtà del campo, le decisioni che noi avevamo preso sul campo fossero riportate poi nel referto, cosa che poi abbiamo sentito che io ho riportato ad esempio nel caso Vignaroli tutto quello che è stato refertato e che il Vignaroli ha avuto dei dubbi su quello che io avessi riportato e soltanto alla lettura del referto si è reso conto che avevo scritto la verità. A nessun'altra persona, se non espressamente convocata dall'arbitro per ragioni inerenti allo svolgimento della partita, può essere consentito l'accesso. Per quanto riguarda il punto 4, omaggi agli ufficiali di gara. Gli omaggi agli ufficiali di gara sono vietati in ogni occasione e circostanza.
fatta eccezione per l'oggettistica promozionale sui delegare privi di valore commerciale. Volevo ricordare che maglie e cappellini era abitudine di tutte le società a consegnarci dei borsoni, delle buste con maglie e cappellini, quindi questo era materiale commerciale, quindi il fatto che io avessi acquisito o altri albi avessero acquisito le magliette non era un reato o qualcosa. Quindi questo, signor giudice, per comprendere che forse un'indagine a 360 gradi con l'acquisizione di tutti gli atti che forse erano necessari per l'acquisizione e per il raggiungimento della verità avrebbe portato sicuramente a non formulare determinate cose e non a traviare le persone su cose che erano regolamentate, perché tutto quello che accadeva nelle gare prima, durante e dopo era regolamentato dalla Lega Calcio, dalla FIGC attraverso circolari. Se poi le parti devono essere purtroppo costrette a depositare per ripristinare la verità, mi dispiace di questo, perché io penso che il ruolo che un operatore della giustizia deve fare, la prima cosa è di acquisire tutto quello che può portare alla verità di questo processo. La ringrazio e mi scusi. Va bene. Allora viene